Anch'io te ne voglio, figliolo. Non è stato facilissimo, eh? No, però lascia una sensazione di leggerezza, infine, no? Sì, sì, pensavo peggio. Sì, sì, anch'io. Dovremmo rifarlo di tanto in tanto. Senza esagerare, eh? Uno spettacolo divertente ed irriverente sul rapporto genitori-figli e sulle frustrazioni, le incomprensioni e la vita abitudinaria che spesso opprimono sogni e soffocano desideri. Al teatro Pietro Laretino, il primo appuntamento con la rassegna Zeta Generation Meet Theater, a cura di Officine della Cultura in collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo. Così finalmente stasera conosciamo Silvia. Ma non stava male? Ma che male male, i giovani non stanno mai male. I giovani si ammalano, poi guariscono, poi muoiono, risorgono come l'araba fenice, soprattutto i giovani. I giovani si amano! Non glielo ho chiesto a Silvia di sposarmi. I giovani si lasciano. In scena questa splendida non belligeranza, spettacolo scritto e diretto da Marco Ceccotti, che racconta di una famiglia in cui la mancanza di comunicazione si manifesta nell'incapacità di esprimere i propri sentimenti. Sul fatto di non voler affrontare i problemi all'interno, di non dire, di non affrontare una guerra, quella che c'è proprio nei rapporti umani. Le nostre figure abbracciano tanti aspetti dei conflitti e non conflitti, dei rapporti familiari, quindi secondo me Marco Ceccotti è riuscito a scrivere un testo molto bello, molto leggero, ma nello stesso tempo profondissimo.